Dirà: venite, venite dietro di me, io vi farò diventare pescatori di uomini. Ma non deve essere questo il motivo per cui noi andiamo dietro a Gesù. Il motivo per cui noi andiamo dietro di Lui è il desiderio, ecco, di stare accanto a Lui. Davvero è commovente il modo con il quale Elcanà cerca di strappare da questa tristezza che invade il cuore di Anna, perché Anna è presa da questa grande tristezza perché lei non ha avuto figli, non ha figli, e si sente davvero schiacciata e anche umiliata anche dall'altra donna, dall'altra moglie, che invece le faceva notare questo motivo e la poneva ancora di più in una condizione di vergogna. E così Elcanà, davvero è commovente il modo con il quale lui si rivolge ad Anna: Anna, ma perché piangi? Perché così digiuni, non mangi? Perché il tuo cuore è triste? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Ecco, queste parole oggi sembra quasi che le dica Gesù a noi: non preoccuparti, io ti farò, diventerai pescatore di uomini, ma non è questo il motivo per cui vieni tu dietro di me. Non sono io per te meglio di tutto il resto? Ecco, ti basti la mia grazia. Questa espressione la dirà Paolo nelle sue lettere quando parlerà della sua esperienza, no? Ti basta la mia grazia, dirà il Signore a Paolo. Ci basta la sua grazia. Noi andiamo dietro di lui perché ci basta e ci sazia la sua grazia, e questa grazia ci renderà fecondi.